Se ho le possibilità a livello. Noi Cidullo siamo una famiglia che ha origini del sud e questo mi ha permesso, diciamo, di ricevere un'educazione abbastanza, appunto, tradizionalista e comunque basata su dei valori fermi. Sono due genitori tendenzialmente molto apprensivi e tendono, tra virgolette, a riversare questa estrema attenzione nei miei confronti, un po' perché credono, appunto, che la persona disabile sia più soggetta a trovarsi in pericolo rispetto alla persona normale. Il problema. Ecco, adesso va bene così. Papà, lasciami, sposto la bici, così posso salire da solo. È un attimo. Si stanno rendendo conto, ripeto, soprattutto negli ultimi anni, che io sto andando un po' alla deriva, sto prendendo un po' la mia strada. Vivendo da solo, andando via di casa, non hanno più la possibilità di avere sotto controllo tutto. E quindi, insomma, questo gioca un po' alla mia autonomia. Una famiglia che ha un disabile in casa non dovrebbe mai lavorare e dare l'attenzione alla disabilità a crescere i figli. Io avevo il mio lavoro, dovevo lavorare, quindi ho portato via del tempo da dedicare a lui. Magari potevo fare di più di quello che ho fatto adesso. Pietro ha una disabilità che viene definita paraparese agli altri inferiori. Vuol dire che tutti i movimenti che Pietro deve fare, deve usare solo ed esclusivamente gli arti superiori. Mio padre è una persona molto integerrima e molto riflessiva e magari in un futuro gli assomiglierò anche, magari anche io ho dei figli, e anche se io sono più una persona che vive le cose di pancia, lui magari ci riflette un po' di più. Io sono molto impulsivo. Pietro è un terremoto perché non sta mai fermo, vuole fare tutto, però tante volte la società non glielo permette, perché le barriere architettoniche sono sì gli scalini, ma ci sono anche persone fisiche che a volte le barriere gliele fa pesare. Ecco, lo appoggio qui così